dopo 700 anni Dante rivive a teatro. La sfida più grande nel trasportare, diciamo, dalla carta stampata alla realtà del palcoscenico un capolavoro come la Divina Commedia, qual è stato? Beh, sicuramente la sintesi, e la sintesi è possibile non solo nella letteratura, ma direi in ogni forma, non solo artistica, ma anche lavorativa, grazie alla conoscenza. Quindi il primo passaggio è stato un grande studio. Se hai la conoscenza, hai la proprietà di poter fare una sintesi, perché oltre 14.000 versetti con una miriade di personaggi, di scenari, di battute, non era certo semplice da tradurre e da trasporre in una forma teatrale. E poi la grande scommessa di quest'uomo uomo, non di quest'uomo sì, supereroe, perché quest'uomo è un uomo, quest'uomo inizia a scrivere la Divina Commedia in una crisi depressiva, che è una forma moderna, se vogliamo, di malattia, di patologia, e fa terapia con la scrittura, come tanti altri artisti, come Dostoevsky, come Shakespeare, come Victor Hugo, come molti altri. Quest'uomo è straordinario perché è vicino a noi. La trasposizione teatrale dà una tridimensionalità fortissima nell'unico tempo possibile a teatro, che è il presente. In quel presente incontriamo il pubblico e il pubblico si ritrova in Dante perché ne segue i vizi e le virtù, che sono vizi e virtù di tutti i tempi. Dopo 700 anni Dante torna a cantare. La sfida più grande nell'interpretare questo gigante della letteratura, qual è stata? Allora, prima di tutto ristudiarla, perché a scuola, come credo la maggior parte, insomma, si è sempre studiata intanto a pezzetti e non si arriva mai alla fine, e poi diciamo la verità, è proprio che ti ci tuffi sul libro per studiarlo. Invece è affascinantissimo ed è bellissimo, quindi intanto riprenderlo in mano, studiarlo e cominciare ad approfondire con testi sempre un po' più specifici. Quanto è importante oggi il messaggio del poeta? Guarda, è importante, quasi a volte mi sento di dire più del contenuto, ciò che rimane a tutti noi, spesso della scuola, non è tanto il contenuto, ma quanto come la scuola o alcuni docenti ci trasmettono con il loro amore ciò che ci dicono. La passione è il vero veicolo. Allora a volte io amo la letteratura perché ho avuto una docente straordinaria che mi ha trasmesso con amore la letteratura. L'incontro con i giovani, direi di ogni ordine d'età, perché anche le scuole medie e gli istituti superiori, è un incontro straordinario perché si percepisce nella platea un senso nutriente, direi. L'ascolto è un ascolto zeppo, pieno di voglia. Non è un ascolto come spesso inspiegabilmente si pensa, quello dei giovani, che è un ascolto vuoto, disincantato, disinteressato. Assolutamente no. Sta a noi artisti, ma a noi in genere, cercare i linguaggi giusti per raccontare delle cose. In questo senso o il vero effetto speciale di Dante è la parola stessa, però oggi serve anche un modo per produrre questa parola, per dire questa parola. Se dici questa parola in una maniera corretta, di contro hai un ascolto che è l'emozione più pura e più grande che un artista e un uomo, che poi in me abitano, possa provare. Tanti giovani che hanno riempito e che riempiranno sicuramente le platee, un messaggio da Dante di oggi ai giovani di oggi, quale può essere? Tanto di non pensare che il passato sia vecchio, perché Dante è stato un giovane come lo sono stato io e come lo sono quelli di oggi. Cambiavano solo forse i mezzi. Oggi c'è lo smartphone, oggi si rappa e si fanno dialoghi rappando tra di loro. All'epoca si scrivevano versi d'amore e si sfidavano tra di loro scrivendo questi versi. Quindi in realtà cambia poco se non nei mezzi, l'animo dentro è lo stesso, quindi dico assolutamente di studiarlo, di rivisitarlo, di provare a capirlo, e questa formula dello spettacolo è sicuramente un modo fantastico di farlo, perché
innanzitutto segui tutta la storia, arrivi alla fine, sei immerso in un'atmosfera tecnologicamente molto vicina al linguaggio dei giovani, perché c'è videomapping, c'è 3D, laser, proiezioni, anche dal punto di vista audio c'è tanta tecnologia, quindi sicuramente può essere un modo per attirarli e farli rimanere a teatro, perché lo spettacolo è fantastico.